Ah, buonasera, intanto sono contento di avervi qui nonostante sia domenica, sì. Un giorno di riposo. Signor Gesù Solidale è un'associazione, frutto di un'idea che ho avuto quando avevo 16 anni, che poi solo 10 anni dopo ho avuto modo di mettere, di porre in essere. L'idea è quella di ricostruire all'interno di un quartiere di Roma un ambiente un po' più di paese. E è un po' sintomatico, forse è un bisogno che sento anche io. Non so voi, io non conosco neanche i miei condomini dentro casa. E quindi l'idea di conoscere non solo i miei coetanei, ma anche i miei vicini, riconoscendoli per strada, come avviene in un paese, era un po' il desiderio che mi ha spinto un po' qui a realizzare questa struttura e questa associazione. Vuol dire che le persone che ci frequentano, dopo un po' di tempo che partecipano alle nostre iniziative, cominciano a riconoscere i residenti del quartiere per strada. E questa è una cosa che fa molto piacere. E quindi cosa facciamo? Sostanzialmente collaboriamo insieme alle altre associazioni che, locali, quindi del quartiere, e realizziamo eventi un po' di tutti i tipi, cercando di, con la cultura, di far conoscere tra di loro i residenti del quartiere. Questa è un po' la nostra attività. Adesso abbiamo cominciato a mettere a disposizione i nostri spazi a persone di tutte le età che insieme cominciano a organizzare eventi per il quartiere e nel quartiere. Questa è stata un po' come era nata l'idea, nel senso a 16 anni avevo messo insieme degli amici miei che non si conoscevano tra di loro e insieme abbiamo cominciato a organizzare un piccolo evento che comprendeva una mostra d'arte, un po' di musica e qualcosa da mangiare e da bere. È stato molto divertente perché da un piccolo gruppo di ragazzi poi abbiamo cercato tramite i nostri contatti qualcuno che magari conosceva qualche fotografo un po' amatoriale tra i nostri amici, eravamo tutti al liceo, un piccolo gruppo giovanile che sapeva suonare e tutto quanto. Quindi poi all'evento, comunque a sorpresa, parteciparono più di 200 persone, arte, musica, da mangiare, da bere, fu veramente una grande festa, tutti i coetanei. Ed erano tutti amici alla seconda, alla fine, perché più o meno ci si conosceva tutti quanti. Eppure il ricavato fu molto consistente, più di 3.000 euro, comunque fu, a 16 anni ritrovarsi tutti questi soldi alle mani fu molto simpatico. E tutto il ricavato l'abbiamo dovuto in beneficenza. Quindi l'idea del nostro volontariato è un po' ricreare questo ambiente con tutti quelli che vorranno partecipare. Se vorrete potete lasciarci un vostro contatto all'ingresso e poi vi lascio nuovamente a Maria Pia, e è il motivo per cui siete qui questa sera.